Ne parlate mai alle riunioni del Club Bilderberg? Club di cui lei, il suo predecessore Mario Monti, Emma Bonino, guarda caso ministro degli affari esteri, e Mario Draghi, guarda caso direttore della Banca Centrale Europea, fate parte. Gli istituti privati stampano moneta cedendola in prestito e richiedendone restituzione con interesse per creare questa spirale di stritolamento che si chiama debito. Il Consiglio europeo è responsabile di un'Europa non fondata sui diritti, non fondata sulla solidarietà tra i popoli, ma di un'Europa fondata sul debito. Debito come strumento di schiavitù degli stati. Dica questo al presidente Van Rompuy. E poi chi è questo Van Rompuy? Chi lo ha eletto? Io so che lei, signor Letta, lo conosce, perché anche egli, guarda caso, è parte del Club Bilderberg. Comunque, lo sappiamo che lei non dirà mai nulla di tutto questo a Van Rompuy, ma non per una questione di coraggio, perché quello forse, se è lì dov'è, non le manca, ma perché da oltre 15 anni l'Italia che avete costruito voi partiti, PD e PDL, ormai modello unico, è diventata un servile scendiletto dei banchieri di tutta Europa. Ma sappia, Presidente Letta, che i cittadini italiani qui fuori vorrebbero che lei dicesse ciò che abbiamo suggerito noi. Adesso pensi a quello che ha in mente di dire lei domani e ne tragga le sue conclusioni. Grazie. Grazie. Grazie, ha chiesto la parola il deputato Buttiglione. Ne ha facoltà. Allora, a questo punto, come anticipato, io chiederei un commento al video di Giorgio Sorial e anche se è possibile ipotizzare un'Italia fuori dall'euro. Allora, buonasera a tutti, sono Giorgio Sorial per l'appunto. Mi scuso per la differenza di accento, abbiamo avuto un siculo, quindi estremo meridione, adesso io sono di Brescia, sono un po' più potato, quindi cambierà qualcosina, però il messaggio è sempre quello. I numeri che tra l'altro vi hanno letto prima, io penso, molte volte li leggiamo anche noi, per esempio i nostri banchetti, e la signora ci dice, grazie mille, siamo in crisi, lo so, noi non c'è da mangiare alla fine. Il problema è che molti di noi non comprendono è che questa crisi serve a qualcuno, non è che la crisi c'è, punto, perché economicamente non stiamo bene, punto. La crisi c'è perché attraverso la crisi si crea anche quella speranza di poter togliere l'IMU e poi metterla a service tax, si può, e quindi è tutta campagna elettorale che viene molto più forte, viene in maniera molto più decisiva quando bisogna poi avere consenso elettorale. Si governa meglio quando la gente è in crisi, si governa meglio quando lo Stato sembra che sia in crisi, quando in verità i soldi, volendo, si possono trovare. Si sono citate le slot machine, quello è un punto principale che qualche settimana fa il Senato, per esempio, abbiamo affrontato. Quindi, volendo, le cose, le soluzioni si trovano. È che probabilmente, come ben sappiamo tutti, non serve trovare soluzioni perché va bene così, a loro è comodo così. Io mi sono segnato brevemente due o tre cose del video su cui magari parlarne brevemente. Per l'appunto la crisi e il fatto che noi siamo ancora governati da una banca centrale europea. Banca centrale europea che giustamente è una banca che, essendo l'Europa, dovrebbe essere di fatto un continente coeso e solidale tra di esso, però alla fine la banca centrale europea fa gli interessi di banche private, quindi automaticamente fa l'interesse di privati, perché quelle banche sono banche che appartengono a dei privati, non sono in realtà banche statali. Ma la stessa Banca Italia, come si diceva, ha un bel problema, perché non è che noi abbiamo una banca pubblica italiana dove possiamo, a cui possiamo affidarci, noi abbiamo Banca Italia a cui si affidano gli interessi di pochi, e questo è un circolo vizioso in cui continuiamo a ritrovarci, e proprio per questo, come diceva anche Alessio, uno dei nostri punti fondamentali era anche affrontare la situazione delle divisioni, la della divisione bancaria. Questo perché crisi e unione con le banche porta poi a quella situazione di sovranità monetaria, di quella sovranità che ci viene tolta a noi come paese. Allora, voi immaginate adesso, ognuno di voi, famiglia o singolo, ha un suo bilancio mensile, sa quanto gli entra, sa quanto spende e così via. Immaginate se sia io
a gestire il bilancio di voi e decida io cosa dovete spendere e quando dovete spendere. Sembra una cosa stupida, però in realtà io vi controllerei. Controllerei esattamente le vostre spese, controllerei quando voi dovete spendere, cosa dovete comprare e cosa vi deve rimanere in tasca. Questa è la sovranità. Se voi applicate questo principio a livello statale, lì diventa la sovranità monetaria che ci è stata tolta, perché qualcun altro al posto nostro decide come deve spendere lo Stato, come devono spendere i comuni, a che livello devono avere un equilibrio di bilancio e così via. E questo è un punto fondamentale, perché l'Europa che hanno creato aveva questo ben preciso fondamento, ossia quello di togliere sovranità monetaria agli Stati. Politica economica, naturalmente, l'hanno fatto con stati più piccoli inizialmente, l'hanno fatto anche con noi, adesso a stati più piccoli sono arrivati a un'austerità completamente, l'austerità è sempre dannosa, ma a livelli incredibili. A Cipro sono arrivati a una situazione di prelievo forzoso dai conti correnti e azioni molto molto dannose. Questa è come togliere sovranità monetaria inizialmente, ma che naturalmente diventa anche politica, perché i soldi non è che sono soldi solo economicamente parlando, sono anche soldi dal punto di vista politico e di decisioni politiche, di azioni politiche che poi ogni Stato deve affrontare. Questo ci porta all'altro discorso che ci faceva, quello del debito pubblico, che è uno scherzo, è un danno che viene fatto ai paesi. Io, oltre a tenere la vostra contabilità familiare mese per mese, vi dico che voi avete un debito nei miei confronti, che è un debito altissimo, che con nessuno stipendio che voi possiate in qualche modo avere potreste mai risolvere, e io continuo a giocarmi questa carta del debito. Ogni volta che mi rendo conto che già vi ho fatto spendere poco, che già controllo il vostro destino, i vostri soldi, ogni tanto vi chiedo anche di ripagarmi del debito che voi avete nei miei confronti, mettendovi in una situazione di completa assuefazione e di completo servilismo nei miei confronti, perché sono io a controllare le vostre vite, e questo viene fatto a livello statale, a livello nazionale. Ha parlato Carlo, e lo facciamo spesso anche in commissione sia bilancio che finanza, dove abbiamo degli scontri che voi neanche potete immaginare, perché quando si parla di queste cose poi si incazzano loro, no? Capito? Sembra che noi stiamo parlando di cose fuori dal mondo, ci insultano, siamo arrivati anche a delle situazioni abbastanza complicate con alcuni presidenti di bilancio. Parli di Bilderberg, parli di Monti e Letta, sembra che parli di cose che non esistono, invece lo sanno tutti. Monti e Letta già si conoscevano, già hanno avuto dei forti rapporti, già quando era stato eletto Monti, Letta stesso gli aveva girato un bigliettino, non so se qualcuno di voi l'aveva visto, in cui si metteva a completa disposizione proprio perché appartenenti allo stesso club, alla stessa lobby, allo stesso identico interesse, l'interesse di pochi, di quel gruppo, rispetto invece all'interesse che in realtà Monti doveva fare allora e Letta adesso, che è quello dei cittadini, che naturalmente non stanno in nessun modo facendo. E non stanno facendo anche perché hanno siglato e continuano a portare avanti delle politiche che sono per l'appunto completamente dannose. Il fiscal compact di cui si parla, il fondo salva stati, questa idea per cui è stata creata un'Europa di solidarietà, vogliono farci passare l'idea che questi fondi, queste azioni servono perché in un momento in cui un paese si debba trovare in difficoltà possa aiutare gli altri, è una grandissima cazzata. Quello che stanno ottenendo è il fatto che noi continuiamo a pagare questi fondi, fior fior di miliardi, che siamo vincolati al pagamento, non possiamo neanche recedere da questi fondi se non dichiarandoli anticostituzionali. È stato fatto qualche tempo fa dal Portogallo, su alcuni punti di queste azioni a livello europeo sono state dichiarate incostituzionali, perché logicamente svendere la propria sovranità, nessuna costituzione permetterebbe la svendita della propria sovranità a un ente terzo, a un paese terzo, quindi è completamente anticostituzionale e così dovrà essere. Noi ci stiamo muovendo anche da questo punto di vista per dichiararli proprio anticostituzionali, per trovare delle azioni forti, perché logicamente finché ne parliamo, ne parlano gli economisti anche solo a livello nazionale, non serve. Quello che stiamo facendo è cercare di creare un fronte comune anche con altri parlamentari a livello europeo, perché possiamo andare a Bruxelles
e dire: voi state facendo queste cose sono sbagliate, sono contro la volontà di ogni singolo popolo, ma soprattutto sono contro la volontà e l'idea di Europa che bisognava avere. Sembra che l'Europa di cui stiamo parlando sia sempre un'Europa finanziaria, economica, di debito pubblico, ma poi quando ci sono situazioni emergenziali, anche per esempio adesso che c'è la questione siriana e ci sono degli sbarchi, dov'è l'Europa della solidarietà? Dov'è l'Europa dove in un qualche modo si può logicamente, e bisogna farlo, affrontare queste situazioni, ma si può farlo uniti? La Svezia un paio di settimane fa ha accolto con l'asilo politico un bel po' di profughi siriani perché ne aveva le risorse, perché ne aveva le capacità lavorative, ne aveva le capacità occupazionali. È questa l'Europa che dovrebbe essere, quella in cui ognuno mette sul tavolo le proprie risorse, mette sul tavolo le proprie disponibilità e si gestiscono anche le situazioni di emergenza. Non solo un'Europa finanziaria, dove essere, vi ricordate, si diceva un'Europa dove ogni lavoratore può muoversi tranquillamente e ci sarà lavoro per tutti, entriamo nell'euro perché saremo tutti più ricchi. Quando mai è successo? Quando mai è successo ciò? L'euro in un qualche modo è servito come moneta a compiere tutte queste azioni anche di eliminazione della sovranità monetaria stessa. Ed è per questo uno dei temi che stiamo affrontando anche con la Commissione Bilancio è la questione dell'euro, che logicamente non è una questione che si può affrontare solo in una commissione a livello parlamentare. E quindi abbiamo deciso, sono già stati calendarizzati degli appuntamenti, l'abbiamo già fatto anche sul blog di Beppe, è già stato fatto varie volte. Abbiamo deciso però di farlo in maniera istituzionale, all'interno del Parlamento. Abbiamo prenotato un'aula del Parlamento, abbiamo invitato degli economisti pro, degli accademici, persone della società civile pro euro, in un'altra data delle persone con una posizione completamente contraria all'euro e con una posizione con delle azioni, quindi mite, di mezzo, in modo da capire quali sono le azioni che possiamo avere in modo eventualmente da ragionare per un'eventuale uscita dall'euro. Li abbiamo incontrati, naturalmente noi li abbiamo già incontrati prima come parlamentari e abbiamo già lavorato a questo punto di vista, ma abbiamo voluto rendere ancora più pubblico tutto questo lavoro, quindi abbiamo invitati per l'appunto nel Parlamento, li faremo, ce n'è uno il 14 ottobre, il 4 dicembre ce ne sarà un altro e poi il 14 dicembre, proprio per poi presentare i risultati di tutto ciò, ossia quali sono gli scenari se noi dovessimo eventualmente uscire dall'euro, qual è lo scenario se noi rimanessimo nell'euro, cosa potrebbe succedere se noi rimanessimo nell'euro ma con l'eventualità che questo weekend la signora Merkel, che tra l'altro è molto vicina a Letta Monti di prima, venga ancora rieletta, perché lei è un'altra delle grandissime menti di questa Europa dove stiamo vivendo adesso. Quindi tutta una serie di scenari, perché la possibilità, ma anche solo remota, che noi possiamo in un qualche modo far vedere che possiamo uscire dall'euro, magari anche senza uscirne, chi lo sa, si vedrà dagli scenari, ma anche solo dare un'idea all'Europa che noi possiamo uscire dall'euro può cambiare la situazione, perché può far vedere che noi effettivamente anche come paese abbiamo un'idea, abbiamo una comprensione, abbiamo una consapevolezza della situazione in cui siamo, in cui possiamo ritornare a essere in qualche modo forti e consapevoli della nostra situazione ed eventualmente anche in un qualche modo fargli vedere per l'appunto che possiamo uscire dall'euro. Chiudo, che c'è Artini che mi sta mangiando perché mi sono dilungato. E quindi questo è quanto, siamo qua per domande, quindi vorremmo ascoltare voi, grazie.